Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la torta mimosa. Questa meraviglia nacque negli anni 60 a Rieti, nel Lazio. Venne creata per festeggiare l'8 marzo, giorno conosciuto da tutti come la festa della donna. Questa torta è una torta molto delicata e la sua particolarità è che tutto intorno è coperto da briciole di pan di Spagna. Oggi andiamo a vedere insieme la nostra versione. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 4 tuorli, 4 albumi, 120 g di zucchero semolato, la buccia di un limone e 100 g di farina 00. Per prima cosa prendiamo una ciotola più capiente e ci mettiamo dentro gli albumi e un pochino di zucchero che aggiungiamo in 3 parti. Poi mixiamo il tutto aiutandoci con il mixer a velocità media. Quando il nostro composto avrà raggiunto questa consistenza ci possiamo fermare. Prendiamo i nostri tuorli d'uovo, li mescoliamo leggermente aiutandoci con un frustino. Li aggiungiamo al nostro composto, aiutandoci con una palettina. Poi aggiungiamo anche la scorza di limone. E mescoliamo il tutto per bene con movimenti lenti da sotto verso sopra, come sta facendo la mia mamma. Ora possiamo aggiungere la farina poco alla volta e continuiamo sempre a mescolare con movimenti lenti da sotto verso sopra. Quando avremo finito, prendiamo una teglia a forma di cuore con 25 cm di diametro che abbiamo già imburrato e infarinato e nella parte inferiore abbiamo messo un foglio di carta da forno. Ci versiamo sopra il nostro impasto, lo livelliamo per bene aiutandoci con una palettina, poi lo cuociamo a forno normale 180 gradi per 20-25 minuti. Passati 20 minuti facciamo la prova a stecchino perché ogni forno cuoce a modo suo. Dopo 25 minuti di cottura abbiamo sfornato il nostro pan di Spagna, ora lo lasciamo raffreddare e noi ci rivedremo dopo. Ora vediamo insieme gli ingredienti per il ripieno della nostra torta, ossia 600 g di crema pasticcera. Per chi non avesse visto il nostro video può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, 150 g di panna zuccherata già montata e un mango intero maturo da 500 g. Quando avremo finito di aggiungere tutta la nostra panna alla crema pasticcera e aver incorporato per bene il tutto, potremo dedicarci a tagliare il mango a cubetti. E per la decorazione ci serviranno 300 g di fragole fresche e 200 g di cioccolato bianco. Per prima cosa mettiamo il cioccolato bianco a sciogliere a bagnomaria. Qui con noi abbiamo un mezzo cuore della stessa grandezza della teglia dove è stato cotto il nostro pan di Spagna. Ora lo andiamo a girare e lo ricopriamo con il nostro cioccolato bianco che si è raffreddato. Quando avremo finito di fare il nostro mezzo cuore lo mettiamo a raffreddare in freezer per 10-15 minuti. Non preoccupatevi del suo aspetto perché dopo verrà tutto coperto. Ora tagliamo il nostro pan di Spagna in 3 parti uguali. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta. Abbiamo preso un piatto da portata, l'abbiamo sporcato con un po' di crema pasticcera, ci abbiamo messo la base della nostra torta sopra e ora la andiamo a bagnare con della camomilla. Ora possiamo ricoprire il nostro pezzo di metà della nostra crema pasticcera che poi andiamo a spalmare per bene. Ora aggiungiamo il nostro mango. A questo punto prendiamo la nostra parte centrale e la mettiamo da parte, poi prendiamo l'altra nostra parte e la mettiamo sopra. Ora possiamo bagnare il nostro pan di Spagna con la camomilla, poi procediamo ad aggiungere tutta la nostra crema pasticcera. Mi raccomando, teniamo 2 cucchiai da parte perché ci serviranno dopo. Quando avremo finito di spalmare tutta la nostra crema pasticcera lungo tutta la nostra torta, la lasciamo riposare in frigo per 5-10 minuti.
Ora ricopriamo il nostro mezzo cuore di crema pasticcera. Ora iniziamo a sbriciolare la parte di pan di spagna che avevamo messo da parte, mi raccomando non sbricioliamo anche i bordi, e iniziamo a ricoprire il nostro mezzo cuore. Ora lo mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Dopo aver ricoperto tutta la nostra torta con i pezzetti di pan di spagna, possiamo prendere il nostro mezzo cuore e lo spingiamo il più possibile dentro la nostra torta. Ora riempiamo la parte avanzata con le nostre fragole. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta! È veramente favolosa questa torta, è buonissima, ha un gusto veramente spettacolare. C'è il pan di spagna che si scioglie in bocca ed è buonissimo, è proprio una nuvola. Poi c'è la crema pasticcera super saporita, appunto grazie alla bacca di vaniglia bourbon e al limone. E poi c'è il mango, ragazzi, veramente stupendo, che completa il tutto con la sua freschezza. Insomma ragazzi, una torta favolosa, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!